Artigianato e agricoltura si confermano capisaldi dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile in provincia, ma CIA denuncia scarsa presenza di donne nei ruoli apicali di agricoltura. Il commercio, l'agricoltura e l'artigianato vedono il tasso di imprenditoria femminile rilevante e ancora in crescita. A livello regionale, su 952.000 imprese registrate a fine 2021, dati Unioncamere, sono oltre 181.000 quelle a guida femminile, quasi il 20% del totale, con una crescita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati della Camera di Commercio, sono 7.974 le imprese mantovane condotte da donne, vale a dire il 21% del panorama imprenditoriale virgiliano. In provincia l'incidenza delle imprese femminili sul totale dell'artigianato è del 18,6%. A Mantova rispetto al 2021 è stata registrata una riduzione del 3,7%. Nell'artigianato sono però sempre di più le imprese gestite da giovani donne con meno di 35 anni, in totale 265, pari al 14% dell'artigianato femminile, mentre quelle gestite da donne di origine straniera sono 353. Pari al 18% dell'artigianato femminile. Il settore agricolo, secondo solo a quello del commercio, rappresenta il 18% del totale delle aziende femminili presenti, con 1.450 realtà attive nella nostra provincia. Nel corso degli anni la figura della donna ha sempre preso maggiore importanza, soprattutto nell'ambito dell'attività lavorativa, in quanto si stima all'incirca nella provincia di Mantova quasi 8.000 aziende nella quale il datore di lavoro è una donna e in particolar modo. Per quanto riguarda noi e l'agricoltura, la figura femminile rappresenta circa di tutte le imprese agricole 1.400 aziende, appunto, nelle quali il datore di lavoro, comunque l'imprenditrice, è tutta al femminile. Abbiamo sempre più questa propensione a ragazze che si buttano nel mondo dell'agricoltura, diciamo. La centralità delle donne in agricoltura anima la vita del consorzio agrituristico, che lo ricordiamo nacque 25 anni fa da un progetto di imprenditoria femminile che nel maggio 98 riunì un piccolo gruppo di 9 donne che gestivano aziende familiari. Dopo un quarto di secolo sono una cinquantina le aziende agricole familiari che producono mostarda mantovana, una quarantina quelle impegnate nella produzione di confetture, 170 le aziende agricole partecipanti ai mercati contadini. In tutte queste attività le donne titolari sono la maggioranza. E c'è anche